Torre di Pordenone riscopre due affreschi del 600 e dell'800 che erano custoditi in una casa del quartiere. Le opere sono state recuperate e restituite alla città. Temporaneamente esposte nella vetrina dell'ex tipografia Bianchettin, troveranno collocazione definitiva al Museo di Torre. Una riscoperta importante per il quartiere di Torre, Sindaco. Una riscoperta a merito dell'intraprendenza dell'Associazione Torre, che ormai ci ha abituato a tante sorprese, a tante iniziative di carattere culturale e sociale a favore del quartiere e dell'intera città. In questo caso, riscoprire questi due affreschi significa riscoprire anche le radici antiche di questo territorio, di questo quartiere e di Pordenone. Ma soprattutto, consentitemelo, bisogna anche dire che questa associazione è un elemento prezioso, come tutte le associazioni di questa città, perché nonostante la pandemia, nonostante la tristezza, nonostante le angosce, non mollano, anzi al contrario, continuano a progettare e realizzare iniziative che tengono insieme la comunità. Un quartiere non è solo un agglomerato di condomini, di case, di strade, di negozi, è una comunità viva, un insieme di persone che non devono disperdersi, ma al contrario, attraverso queste attività stanno insieme. L'iniziativa è frutto di un gioco di squadra, i cui componenti sono, oltre ad Associazione Torre e Comune di Pordenone, il proprietario Mirko Intermaggio, i restauratori Giancarlo e Alberto Magri e Fondazione Friuli. Giorgio Scano, li avete chiamati gli affreschi ritrovati? Sì, li avevo chiamati affreschi ritrovati, non perché fossero materialmente persi, ma perché c'era il rischio di perderne la memoria, perché siamo tutti ormai presi dal quotidiano e corriamo veramente il rischio di dimenticare quello che è stato il nostro patrimonio, non solo artistico ma anche storico, culturale e anche devozionale in questo caso, ciò che ha fatto un po' anche la storia dei nostri nonni.